Ciao ragazze, ciao ragazzi e benvenuti in un nuovo video. Allora, come sapete ho fatto diversi trattamenti come filler, botox, cool sculpting. Io sono estremamente trasparente in questo, non solo vi ho detto tutto quello che ho provato, ma quasi sempre vi ho portato anche con me, vi ho fatto vedere il trattamento e poi vi ho anche spiegato come mi sono trovata. Visto che è un tema che abbiamo affrontato diverse volte, questo dei trattamenti estetici, medico-estetici in realtà, sul mio canale, ho deciso di dedicare un video, perché mi chiedete spesso consigli a riguardo, e quindi ho deciso di dedicare un video ai trattamenti estetici che su me stessa non farei mai e poi mai nella vita. Naturalmente queste sono mie opinioni personali, però si basano su consigli dei miei amici medici. In primis, lo sapete, Valentina è una delle mie più care amiche, è dermatologa, quindi le chiedo sempre un sacco di consigli e seguo tantissimi medici estetici, chirurghi estetici online, e quindi in questo video appunto voglio riassumere le idee che mi sono fatta su alcuni trattamenti e sul perché non ho nessuna intenzione di farli. Trattamento numero uno che non farei mai e poi mai sono i fili di trazione. Sicuramente ne avete sentito parlare, sono molto usati da modelle, supermodel, attrici, eccetera, e ti fanno appunto una specie di effetto lifting e un fox eyes. Sono quelli che si vocifera e si ipotizza abbia fatto Bella Hadid. Sono dei fili, appunto fili di trazione, perché sono dei fili che vengono iniettati sotto pelle, sono fatti di acido ialuronico, quindi con il tempo vengono completamente riassorbiti nel nostro organismo e hanno una durata di, se non sbaglio, 6-8 mesi, una cosa del genere, e vengono appunto iniettati con una siringa sotto pelle, vengono tirati e quindi posizionati per alzare un po', fare una specie di effetto lifting, però soprattutto sulla zona guancia e sulla zona occhio sopracciglio. Appunto, mi ispirava particolarmente questo trattamento soprattutto per il fatto che appunto è una cosa temporanea, quindi personalmente non farei mai nessun trattamento estetico permanente, quindi questa era una cosa che mi interessava provare. Ma dopo averne parlato appunto con la mia amica dermatologa e dopo aver ascoltato tantissimi medici estetici, chirurghi estetici online, ho cambiato completamente idea. Sono in tantissimi a sconsigliare questo trattamento, uno per il fatto che la durata è veramente bassa, quindi durano pochi mesi ed è una cosa abbastanza invasiva da fare, perché si creano delle micro cicatrici che insomma non è proprio l'ideale avere, è una cosa che si tende sempre ad evitare. In più, oltre a tutto questo, se questo non dovesse bastare già per farvi cambiare idea, per me è bastato, c'è un'altra controindicazione riguardo questo trattamento, perché molte volte è visibile e ci sono, spero di trovarle, ve le metterò qui, ci sono delle foto online appunto di questo trattamento in cui si vedono tutte le gobbette qui dove è stato inserito il filo, perché se non sbaglio vengono inseriti qui e poi arrivano fino a qua e vengono appunto tirati, e quindi in questo punto dove c'è praticamente il punto di entrata di questi fili, si vedono tutte le gobbette della pelle tirata, ok? Che è una roba orribile. Poi si dice, ok, comunque questo effetto poi nel tempo sparisce perché si riassorbono, quindi rimane per poco tempo, però non so voi, ma io neanche per un giorno soltanto vorrei averle queste gobbette orribili qui, quindi non è proprio un trattamento che mi interessa. Sì, è carino avere un po' il fox eyes rialzati così, insomma fa molto Bella Hadid appunto, però per il momento, a meno che non esca un nuovo trattamento completamente diverso dai fili di trazione, questi non li farò proprio mai, e appunto tutti i medici con cui ho parlato li sconsigliano, quindi un motivo ci sarà. Trattamento numero due che non farei mai e poi mai nella vita sono i kit di acido ialuronico venduti in farmacia. Ho parlato con la mia amica dermatologa, ho ascoltato molti medici parlare di questo trattamento fai da te e sono tutti estremamente contro. Visto che un trattamento fai da te, una persona che non ha nessun tipo di conoscenza medica, numero uno, io mi meraviglio proprio che questa cosa venga venduta, perché fare una cosa del genere da soli con un ago, andare ad iniettarsi acido ialuronico nelle labbra o nel viso, insomma, se non si ha un background medico
per quanto mi riguarda è follia pura, perché stiamo parlando del nostro corpo e non solo per quanto riguarda l'estetica se dovesse andare male, ma anche per la nostra salute. È pur sempre un ago che entra in una zona super vascolarizzata e rischiamo veramente tanto. Forse la gente non si rende conto, io sento molto parlare, ve lo posso garantire, vi giuro, anche qui in Olanda. Ci sono molte ragazze che ordinano le siringhe di acido ialuronico online e si iniettano da sole, o anche uomini, immagino, insomma, quindi si arriva veramente alla follia. Questa Hyaluron Pen non è l'acido ialuronico che ti fa il medico normalmente, quindi il filler, è una cosa un pochino diversa, ma comunque per quanto mi riguarda e per quanto riguarda i medici con cui ho parlato è una cosa pericolosa, assolutamente da non fare. Molti non se ne rendono conto, ma si rischia l'occlusione vascolare. Se andate ad informarvi su cos'è l'occlusione vascolare, significa che in un dato tessuto, perché siamo andati ad iniettare in un punto dove non dovevamo ed abbiamo un'occlusione vascolare, il sangue non arriverà più in una parte di tessuto che ovviamente, non avendo più afflusso sanguigno, muore. Quindi è una cosa che poi può essere anche assolutamente non reversibile, è una cosa pericolosissima, appunto, non solo per l'estetica ma anche per la nostra salute. Quindi no a Botox, filler, qualsiasi cosa che ci si inietta da soli, e per quanto mi riguarda assolutamente no alla Hyaluron Pen. Poi, altro trattamento che non farei mai, e qui secondo me mi lincerete veramente nei commenti, ho paura, è il tatuaggio alle sopracciglia. So che è una pratica, un trattamento molto 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 diffuso, so che aiuta molte persone che magari o hanno fatto overplucking nei famosi anni 90, quindi anni fa andavano a togliere troppi peletti con le sopracciglia, quindi poi purtroppo non ricrescono più, lo sappiamo, se i peli li strappiamo con tutto il bulbo pilifero, con tutta la radice, poi purtroppo si indeboliscono, e se lo facciamo per troppi anni naturalmente il pelo non cresce più. Quindi so che in determinate circostanze, per determinate problematiche, può essere una cosa molto utile, quindi è puramente una, diciamo, una scelta estetica, un fattore estetico per quanto mi riguarda. Trovo i tatuaggi alle sopracciglia, non saprei dire la parola, ma tamarri, cioè li trovo proprio poco eleganti, soprattutto non tanto il microblading, perché lì si vanno ad effettuare a disegnare dei peletti, ok? Come se appunto andassimo ad aggiungere dei peletti, quindi il risultato è molto naturale. Io sto più parlando proprio del tatuaggio alle sopracciglia. Personalmente non farei neanche il microblading, ma perché non ne ho bisogno, però in caso, ecco, sarebbe forse quella la mia scelta. Ma il tatuaggio alle sopracciglia, quindi quello che ti fa proprio tutto un segno bello, lungo, ok, cioè è veramente, per quanto mi riguarda, una cosa che non farei mai e non mi piace proprio affatto. Non è un risultato naturale, non mi piace, sbiadisce col tempo. Ho visto tatuaggi alle sopracciglia che sono nati di un colore bello naturale, poi sono diventati verdognoli e diventa poi una schiavitù, perché sei costretto per tutta la vita ad andare a ritoccarlo, a rifarlo. Insomma, è una cosa che appunto non farei mai. Forse ovviamente sono fortunata perché ho le sopracciglia, nonostante anch'io, diciamo, nei primi anni 2000 andassi un po' troppo pesante con la pinzetta, e se mi seguite dall'inizio dei miei video del 2009 lo sapete, perché le mie sopracciglia non erano messe bene. Adesso tutti andare a vedere indietro i video del 2009, lo so, ok, non erano messe bene, ok, erano probabilmente la metà, però per fortuna crescono ancora e quindi appunto non ho bisogno. Ma in caso farei il microblading, ma il tatuaggio in sé, proprio tutto il sopracciglio senza i peletti disegnati, cioè proprio tutto il disegno del sopracciglio, proprio una cosa che non mi piace vedere, la trovo completamente antiestetica, e su di me appunto non la farei mai. Per favore non uccidetemi se ce l'avete, grazie. Altro trattamento che non farei mai, e anche questo l'ho sentito sconsigliare da praticamente tutti i medici che conosco, sono i filler permanenti. Ebbene sì, si parla tanto dei filler di acido ialuronico, quelli temporanei, ma esistono anche i filler permanenti, e ne esistono di diverse tipologie e sono tuttora una procedura che si fa molto. Ci sono persone che naturalmente dicono: cavolo, però ogni volta mi tocca andare, perché i filler di acido ialuronico vengono riassorbiti nel corpo dopo qualche mese, quindi è ovvio che poi bisogna tornare ogni volta, eccetera.
e quindi alcuni decidono di smetterla con i filler temporanei di acido ialuronico e vanno ad iniettare questi, che sono appunto filler definitivi, quindi una volta iniettati li rimangono e non c'è modo di toglierli. Mi sono informata, non è assolutamente un trattamento rischioso, ma, e c'è un grandissimo ma, se poi non dovessi essere soddisfatta del risultato, che faccio? Sono completamente fregata per tutta la vita, perché non c'è modo di toglierli. E purtroppo le mie trust issues non mi permettono di fare una cosa del genere, non mi fiderei mai, anche se dovessi fidarmi al 1000 per 1000 del medico che mi sta facendo il trattamento, non andrei mai a fare un filler permanente, perché avrei veramente troppa paura che poi non mi piace il risultato e mi tocca restare così per tutta la vita. Quindi, filler temporanei in moderazione sì, sapendo che dopo un po' spariscono, filler permanenti assolutamente no. Anche perché qui bisognerebbe fare una parentesi gigantesca, dagli ultimi studi è emerso che anche i filler temporanei di acido ialuronico in realtà non sono al 100% temporanei, non tutti almeno, dipende dalla tipologia di filler, dalla tipologia di acido ialuronico, perché alcuni sono rimasti, poi negli studi si è visto che alcuni filler rimangono anche per anni, anni, anni e anni, addirittura decenni, quindi è molto importante andare moderati anche con il filler, quello normale. Però appunto, se già il filler normale dopo tanti anni ancora ci sono dei residui, figuratevi se andrei mai a farmi il filler, quello che rimane per sempre. Assolutamente no. Anche perché poi una cosa molto importante su cui bisogna ragionare, quando si fa un qualsiasi trattamento estetico, bisogna anche calcolare che il nostro viso cambierà. Tra 10-15 anni il mio viso sarà diverso, quindi se io vado in questo momento a farmi un filler permanente, posso vedere ovviamente il risultato al momento, ma non ho la più pallida idea di come questo filler sarà su di me tra 10-15 anni, quindi è un rischio enorme che non correrei mai. E poi, altro trattamento che non farei mai e poi mai, e qui parlo molto in generale, qualsiasi trattamento medico estetico fuori dai confini italiani, in paesi in cui si paga di meno, solo per pagare di meno. Ho un'amica che lavora in ospedale e purtroppo ha visto molte persone arrivare da lei disperate dopo essere andate, soprattutto in Turchia mi menzionava, mi diceva che quello che vedeva non sembrava neanche fatto da medici, mi diceva che sono delle cose veramente, mandano via i pazienti. Ovviamente non voglio parlare di tutte le cliniche, non le conosco nemmeno, io vi sto solo dicendo quello che ho saputo da appunto miei amici medici, e hanno visto delle cose veramente veramente orribili. Ragazze che per risparmiare appunto si affidano a queste cliniche e molto spesso purtroppo hanno dei problemi di salute che poi rimangono per sempre. Non sto qui ovviamente a parlarvi nello specifico dei casi, ma ho sentito delle cose spaventose. Certo, si sente anche dire di persone che ci sono andate e che si sono trovate bene eccetera eccetera, ma non tutti i medici purtroppo in questi casi sono bravi, e soprattutto, anche qui ve lo dico, non vale la pena di risparmiare sulla nostra salute, perché poi magari per un trattamento estetico ci ritroviamo con tantissimi altri problemi che ci porteremo avanti per sempre. Quindi non mi affiderei mai e poi mai ad una clinica appunto in Turchia o in altri paesi. Mi viene la Turchia perché appunto questa storia che mi ha raccontato la mia amica era in Turchia, però in linea generale non andrei mai in un paese estero dove si paga molto molto meno per risparmiare, per farmi dei trattamenti magari anche invasivi e pericolosi. Quindi piuttosto mi affiderei ad un medico italiano, anche qui in Olanda sono molto bravi, ma non andrei mai appunto in questi paesi. Ovviamente ad alcuni va bene, ad alcuni va male. Ho sentito tante storie anche su TikTok di esperienze di ragazze anche molto giovani, purtroppo hanno avuto delle esperienze orribili e rimangono con problemi di salute.
sono veramente cose che fanno rabbrividire, appunto non voglio generalizzare, non voglio parlare di tutti i medici, ma ho sentito delle cose che sono molto preoccupanti, quindi questa è proprio una cosa che non farei mai e poi mai. Questo è tutto, naturalmente se avete qualche esperienza con i trattamenti, sia diretta che indiretta con i trattamenti che vi ho elencato, fatemi sapere nei commenti. Spero che questo video vi sia piaciuto, se così mi raccomando lasciatemi un like, iscrivetevi al canale attivando la campanella, mi raccomando. Io vi mando un bacio enorme. Come al solito non può mai mancare il nostro abbraccio finale, quindi venite qua che vi abbraccio fortissimissimissimo. E noi ci vediamo al prossimo video. Ciao!